rientrato a Venezia il livello di allerta per inquinamento da polveri sottili. Si è così potuto celebrare regolarmente e in sicurezza a Maramocco l'antico rito del Panevin, grazie all'Associazione Radiantistica Maramocco presieduta da Matteo Pistorello. Centinaia le persone presenti, grandi e piccoli, un falò dalle dimensioni più contenute per rispetto delle prescrizioni indicate, ma comunque del valore altamente simbolico. Ricorda l'antica tradizione del falò la ricercatrice culturale Deborah Gusson. I roghi d'inizio anno si svolgevano e si svolgono ancora in varie parti d'Italia. Qui in Veneto prendono il nome di Panevin. Si ricollegano ad antiche tradizioni rurali a carattere divinatorio e propiziatorio. Spettava all'anziano del paese poi interpretare i significati racchiusi all'interno del fumo e delle faville. Rispetto all'andamento preso appunto da queste, si poteva capire se l'anno sarebbe stato buono o cattivo. Al Lido di Venezia, per assistere all'antico rito, sono arrivati anche dal centro storico Prestina e dalle altre isole della Laguna, distribuiti 40 kg di pinza, innaffiati da 40 litri di ottimo vin brulè, baggigi e biscotti a volontà per i bambini. Le faville hanno indicato nel 2023 un esito incerto, quindi. Qui a Malamocco quest'anno si è svolto un panevin e le faville sono andate verso l'alto. Come sarà quindi il futuro? Sarà sicuramente tutto da scrivere con delle scelte ponderate. Questa manifestazione è indirizzata soprattutto ai bambini che un giorno porteranno avanti questa antica tradizione.